Ufficio dei defunti, lode mattutine. Ore di immensa gloria ha fatto uomo per noi, tu vincesti la morte. Nell'esodo pasquale affrontasti il nemico per liberare gli uomini. O Cristo Redentore, guida da morte a vita chi spera nel tuo nome. Quando verrai per le nozze, fa che ognuno ti attende con la lampada accesa. Accogli i tuoi fratelli nel regno dei beati per la gloria del Padre. A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Esulteranno nel Signore i corpi umiliati nella morte. Salmo 50. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio. Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio. E se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, oh Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esulteranno nel Signore i corpi umiliati nella morte. Dal potere delle tenebre salva, Signore, la mia anima. Cantico di Isaia 38. Io dicevo a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno tra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano come una tenda di pastori. Come un tessitore è arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduce alla fine. Io ho gridato fino al mattino, come un leone così egli stritola tutte le mie ossa, come una rondine io pigolo, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
poiché non ti lodino gli inferi, nella morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal potere delle tenebre salva, Signore, la mia anima. Per tutta la vita loderò il mio Dio. Salmo 145. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniranno tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero e li sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutta la vita loderò il mio Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Ti esalto, Signore, Tu mi hai liberato. Hai cambiato il mio lamento in canto di gioia. Tu mi hai liberato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti esalto, Signore, Tu mi hai liberato. Benedictus. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Invocazioni. Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato Gesù dai morti, ridonerà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Illuminati da questa speranza, diciamo insieme: Signore, donaci la vita in Cristo. Padre Santo, che mediante il battesimo ci hai sepolti nella morte del tuo Figlio e ci hai reso partecipi della sua risurrezione, fa che camminiamo sempre in novità di vita, perché al di là della morte viviamo sempre con Cristo. Padre buono, che ci nutri con il pane vivo disceso dal cielo, fa che comunicando alla mensa eucaristica riceviamo il pegno della risurrezione. Purifica i fedeli defunti dai loro peccati e liberali da ogni pena. Dio dei vivi e dei morti, rendi partecipi della gloria del Cristo risorto i nostri fratelli defunti. Accoglici un giorno nell'assemblea festosa dei tuoi santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ascolto, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme al nostro fratello defunto risorgeremo in Cristo a vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.